Signori, bentornati nel sesto episodio di Minecraft Hardcore. Quest'oggi mi trovo in caverna, ma vi assicuro che ci starò molto poco, dato che dopo un paio di ore di mining off camera e un po' di picconi rotti di ferro, perché quello di diamante lo voglio un attimo conservare, abbiamo raccolto un po' di ferro, poco oro e pochi diamanti, però per fortuna che le vene di lapis danno praticamente 5-6 pezzi a pezzo e ne abbiamo raccolti parecchi. Volevo finire di esplorare questa caverna che mi ha riservato qualche diamante extra ancora, prendere ancora quella vena di lapis lì e poi risalire in superficie. Avrei voluto fare un episodio di mining intero, ma ho fatto prima a fare parecchi diamanti qui dentro, eh. Dicevo, e oh, quanti sono? 10? E oh, fermate, fratelli, fermate. Cos'è sta roba? In un chunk. Ma è possibile in un chunk solo sta roba? No, sono serio, ragazzi. Andate a vedere nel seed. Non sono. Potete andare in questa zona e queste sono le coordinate. Non sono stati messi a caso. Cioè, c'erano già, ma non ha senso. Questi sono 4, 8, 12, 16 diamanti. Di quello che abbiamo preso prima. Ma what the fuck? Dicevo, volevo risparmiarvi queste 2 ore di mining, 2 ore e mezza in verità, perché sono messo alle 11 e sono alle 13:15, quindi più o meno 2 ore e un quarto. Prendiamo gli ultimi ore qua. Questa caverna comunque mi ha riservato parecchia roba interessante. Dopo diverse ore di mining non c'ero riuscito a trovare tutta sta roba, eppure, merda. Andiamo a raccogliere prima questi. Allora, salve. Io vorrei solo rubare i diamanti da questa caverna e poi me ne vado. Credo che la caverna della 1.19 e 1.20, comunque gli ultimi aggiornamenti, sono diventate un botto fruttuose sotto il livello 30, ecco. Sotto il livello meno 30, scusate. Perché sopra ci sono vene da un diamante singolo, mentre qui sotto ce n'è troppe. Devo droppare ancora. Ho trovato talmente tante vene di lapis che non ho più spazio nell'inventario. Ne è bastata una per riempirmi. Allora, quell'ultimo diamante vorrei prenderlo perché comunque è prezioso, quindi andiamo qua. Vabbè, due e quanti sono? 3, 5, 6? Prendo volentieri. Credo che forse oggi ci facciamo l'armatura in diamante, eh? Sì, lo so che potevo già farmela un botto di tempo fa, però preferivo prima finire di utilizzare questa qui in ferro. Quello scheletro non mi piace. Ora possiamo ritornare in superficie finalmente, almeno possiamo provare ad incantarci sperando che ci esca qualcosa di buono, perché abbiamo 4-5 tentativi a livello 3. Ci metterò un po' a risalire. Oh, dell'acqua? Ok. Siamo a livello 15, c'è dell'acqua, mi fa un po' strano come cosa, ma salve. Non è che c'è una zona dove posso risalire? Ok, altra acqua. Bene, ma ma rispawniamo sopra il villaggio direttamente. Beh, tanta roba. Ovviamente ero andato nella caverna dell'altra volta che non avevo finito di esplorare, però non pensavo di spawnare direttamente su. Oh no, laggata. Cioè, il portale del Nether è un po' buggato, però fa niente. Torniamo finalmente a casetta, al sicuro ci possiamo rimettere lo scudo. Dormiamo e solo per curiosità, io rispetto ai chunk, dove l'ho fatta la casetta? Ah, l'ho fatta all'interno di 4 chunk, lol. 4 chunk diversi per una casa. Ok, ora possiamo scendere e andare a posare tutto quello che abbiamo trovato. Quindi potremmo effettivamente rimpiazzare qualche blocco con le fornaci, ma non lo so. Allora, sicuramente posiamo diamanti, prendiamo l'oro e lo mettiamo a cucinare. Tanto anche con questa qua si possono fare le fornaci. Fornaci che andremo a mettere. Sapete che se le mettiamo qua forse non sono nemmeno brutte. Così, mettendo via questo e questi due. Sì, vabbè, non è bruttissimo, dai. Ovviamente non ho raccolto il coal che non abbiamo. Quindi per ora mettiamo solamente i materiali all'interno. Già per cuocere quelli ce ne vogliono 24, che però qua ne abbiamo 8. Non ho pensato che se noi craftiamo un'altra mola, che ovviamente si fa con. Perché non mi esce il crafting? Ti do 2 stick per bruciare, dammi il crafting. E intanto ci mettiamo il ferro. Se noi facciamo un'altra mola, non ce l'abbiamo. Ma come cazzo si craftava la grindstone?
Ah, è vero, cioè servono le slab di pietra. Sono un pollo, servono le slab. Giusto? Eccola qua. Se noi facciamo una di queste, andiamo a mettere via. Qual era la chest della cobblestone? Eccola. Andiamo a mettere sti tre di andesite qua. Il buon miel qua. La cobble deep slate la usiamo per farne altra di quella lavorata, che sicuramente ci servirà in futuro. Questa la andiamo a buttare fuori. Mentre la mola noi la possiamo utilizzare con i villager. Dovresti essere, ecco, quello che scambia il carbone per smeraldi. Ma a me servirebbe il contrario, quindi non credo che si possa fare. E niente, ricorreremo al vecchio metodo, ovvero andare a scavarlo. Tanto troveremo del carbone da qualche parte, no? Forse nel canyon. Lì niente. Ok, lì ce n'è un po'. Fortuna che il metodo canyon funziona sempre. Ora, se riusciamo ad uscire, prendiamo tutto il carbone che trovo, perché poi non ho voglia di tornare qua. Ok, qui non c'è più niente. Però ne ho visto ancora di qua. Attenzione. Ok. Sì, tutto questo ci dovrebbe bastare per cuocere tutto il ferro, l'oro e il resto. C'è altro da raccogliere? Sì, ce n'è ancora un pochettino lì, evitando di suicidarci. Saliamo. Finiti i blocchi, che bello. Che palle. Devo usare il granito per salire. Ma veramente. Andiamo. Prendiamo le ultime due vene. E direi che dovrebbe essere finito. Bene, si può tornare a casa. Ed eccoci qua sotto. Allora, 4 più 4. Qui altri 8. Per 48 ne serviranno 6. Quindi ne teniamo 6. Questi due di gold li possiamo cuocere con un paio di stick. Mentre il resto può andare bene così. Quindi risaliamo sopra. Mettiamo questi a cuocere. Questi altri pure. E dovremmo avere tutto. Ora, con quello che ci rimane, noi scambiamo questo tizio, almeno lo portiamo al livello successivo. Ci servirebbe altro carbone, ma non ne ho, quindi vabbè, invertiamo lo scambio e facciamo questo. Merda, ho finito gli smeraldi. Certo che carbone non c'è nessuno che lo vende, eh? Tu mi dai tuo XP? Adesso me lo vendi a 2. Devo portarti almeno al livello. Adesso tu sei livello. Dov'è che si vede? Ah, ecco, livello tipo pietra. Oh, devo portarti almeno a livello bronzo. Tu sei anche tu livello pietra. Qui stiamo cuocendo tutto. Allora possiamo dedicarci alla creazione dell'armatura di diamante. E raga, veramente ha un obiettivo anche che non abbiamo ancora fatto, ovvero fare un piccone di pietra. Che lo so, può sembrare strano, ma nel primo episodio abbiamo già fatto ferro e altre cose senza. Quindi leviamoci dalle palle sto advancement, perché sennò veramente fa strano girare senza. Wow, getting an upgrade. Ok, basta. Procediamo a fare l'armatura. Forse ne faremo due, non lo so, vediamo. Allora, mancano solo i gambali. Bene. Unbreaking non è male. Un altro unbreaking, mentre qui unbreaking anche qua. Su qui abbiamo acqua affinity. Allora, io tenterei l'unbreaking qua, ma non sono sicuro di cosa potrebbe uscire. Protection 3, che è interessante, eh? Bisogna fare protection 4, ma già protection 3 è interessante. Magari lasciamo tutti i lapis di riserva. Poi qua ci esce un altro unbreaking, protection 3 e un altro unbreaking. Allora io andrei per l'unbreaking sulla corazza. Blast protection 4 ci è andata male. Qui abbiamo un prot 3, mentre qui un acqua affinity. Possiamo disenchantare questa e vedere un fire protection. Ok, non ci interessa. Tentiamo il protection 3, che non ci dà nient'altro, quindi anche questo va disenchantato. Ecco, ritentiamo l'unbreaking. Niente neanche qui. Un altro unbreaking. Protection 4. Questi sono veramente interessanti. Però abbiamo già finito i livelli, quindi questa va disenchantata. E direi che possiamo tentare di trovare un prot 4 anche sui gambali, eh. Se li trovassi sarebbe comodo.
Però, vabbè, basta che metto questi per vedere se mi desse. Ecco, mi darebbe protection 4, vedete? Raga, c'è stato appena un problema con la rec che mi si è stoppata per sbaglio. La volevo far partire, ma vabbè, è stato un piccolo problema. Comunque, erano appena spawnati i pillager. Infatti, come vedete, sono rimasto con tre cuori cercando di ucciderli. Abbiamo ottenuto almeno il Bad Omen. Però mi dispiace che si è corrotta la rec per un attimo. Ora, sarebbe momento di andare a provare la farm, così che possiamo incantare un po' meglio questa roba. Solo che ho un po' paura di lasciarci le penne, ma non posso nemmeno tornare al villaggio se no parte un raid. Quindi ci toccherà andare per forza alla farm e testarla. Ho anche perso la barca. Nessun problema, ci andremo a piedi. Se non soffoco magari... Dov'era la farm? Ah, eccola. Beh, diciamo che si nota abbastanza. Arriviamo magari almeno al livello 50 per vedere se la farm funziona effettivamente. Ma lo spero proprio, perché sennò giuro che mi ammazzo. Il raid per forza deve partire perché c'è il villager lì sotto. Spero parte. Ok, il raid è partito. Andiamo subito su velocemente. Il raid dovrebbe stopparsi praticamente perché non lo carica più. Ok, sentite i corni. E spawna tutta la gente, perfetto. Così vedete il funzionamento della farm. Ho sentito i Vex. Perfetto, ecco i totem. Ciò che ci serviva. Così adesso almeno non rischiamo più di crepare. Le streghe sono la cosa più noiosa da uccidere, ma fa niente. Come vedete, i Vex si sono bloccati nelle barche e poi prenderanno danno appena ucciderete il loro Evoker. Abbiamo già preso gli smeraldi, che è la cosa che ci serviva di più, anche per scambiare Mending. E abbiamo il Bad Omen 5, perché ovviamente uccidiamo un botto di pillager. Ora vediamo se rifunziona andando giù, facendolo ripartire. Dovrebbe essere un procedimento infinito che potete rifare quante volte volete. Adesso vedrete con Bad Omen 5 quanta gente arriverà giù. Magari una torcia, la mettiamo qua e una qua. E guardate già quanta gente scende giù. C'è l'audio di Minecraft un po' altino, eh? Facciamo così, ve lo abbasso un po'. Così dovrebbe già essere un pelo più basso. Spero. Ed ecco qua che abbiamo fatto un po' di roba. Questo è quello che abbiamo ricavato. Ovviamente gli smeraldi saranno un botto. E niente, farmiamo fino al livello 50 e ci vediamo tra poco. Non so per quale motivo nel secondo raid mi ha dato Hero of the Village, però dovrebbe essere giusto. Avrebbe dovuto darmelo al primo, ma fa niente. Comunque ci vediamo vicini al livello 50. Signori, questo sarà l'ultimo raid, perché ormai abbiamo superato il livello 50 da un po'. E mi sono anche rotto le scatole. E vedremo quanto ha fruttato questa farm in circa 15-20 minuti. Allora, qua abbiamo tanta roba. Ok, i Vex ci possono attaccare, ma col totem in mano, tranquilli che non ci crepate. Al massimo vi danno due colpi e basta. Cominciamo a svuotare tutta sta zona piena di schifezze. Perfetto, è finito tutto qua. Allora, via tutte le balestre che tanto non ci interessano. Ecco, la gunpowder mi interessa parecchio. Gli smeraldi anche. Pozioni, ma sì, dai. Stick no, questi no. Ecco, questo è quello che abbiamo farmato in un po' di tempo. Direi che ci portiamo non troppi totem, così vanno bene. Mentre tutta sta roba la droppiamo giù di sotto. Perfetto. Ditemi voi se questa non è una farm che frutta un botto di roba. E magari ci portiamo ancora tutti i totem possibili. E basta, per finire di farmare, semplicemente rifate partire il raid e vi allontanate. Tanto loro spawneranno in cima e si bloccheranno praticamente nella zona che vi dicevo prima.
Qua c'è del carbone, ci può sempre venire utile. Uno spazio, bello. Cosa droppo? Due torri, massimalismo. Questi cosi, che cazzo mi serve? Sarebbe altro carbone, ma non ho voglia. Alto. Ora non dico che ci possiamo permettere di rischiarcela di più, però stiamo sicuramente un pochettino più al sicuro con i totem e anche con un'armatura di diamante, perché prima o poi quando si romperà questa in ferro me la farò. Non so perché ho l'ossessione di rompere prima le armature che ho già e poi fare quelle altre, ma vabbè. Questi 16 stendardi, beh, a sto punto utilizziamoli random. Fuori, tanto per, così sono troppi. Diamone solo due, scusa. Cioè sono la stessa cosa e non me li raccogli. Ma andate a bruciare, ma vaffanculo. Ma vi lascio qua, ma che me ne frega me. Allora, tu lì sopra stai bene. Qui sotto ci buttiamo tutto quello che abbiamo raccolto e anche i totem. Ce ne teniamo sempre tre di riserva. Le shears non credo le userò più. Mentre il resto degli oggetti che ho nell'inventario mi servirà. Il carbone. Allora, intanto ritiriamo tutto quello che abbiamo cotto. Dentro lo buttiamo. Poi, qui dovrei aver cotto oro, qua lasciamo il carbone. Andiamo a scambiare con il vil... Ah no, prima ci incantiamo. Allora, questi li voglio cambiare, che voglio metterci subito Protection 4 e Unbreaking. Ecco, questi sono finali e sono a posto così. Ci manca solamente Mending e potremmo già scambiare... Dove ho i libri? Ho finito i libri? Ma siamo seri? Ma ho veramente finito già tutti i libri. E vabbè, andiamo a farne altri. Che vi devo dire? No, magari li ho messi qua. No, vabbè, andiamo a prendere 30 di carta. Senza morire. Ora mi ricordo che sono dall'altra parte, quindi cambiamo direzione. Allora, me ne servono giusto 30. Però questi due li piantiamo. Otto, 30. Ti ha salvato il pezzo d'erba, mannaggia. Ora facciamo i libri e scambiamoci. Mi hai scontato. Ho eroe del villaggio da parte del raid, è vero. E allora me ne prendo 4, dai. Me ne prendo 4, di cui uno lo utilizzeremo più tardi. Mentre facciamo così, andiamo dall'altro villager. E giusto, me lo dai per 2, quindi 1, 2, 3 dovrebbero bastare. Ok. Beh, questo scambio te lo posso fare volentieri, così ti porto avanti. Allora, lui mi chiedeva il ferro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Ah, questo sarebbe lo scambio nuovo della Flint. Credo che userò sempre questo. No, non abbiamo più possibilità di usare lo scambio, quindi... Eh no, questo da poco niente. Vabbè, lo premere... Non volevo premere Shift, però fa niente. Avremo un po' di asce da parte. E vabbè, aspettiamo che di sopra faccia le sue cose il bro. Questi sono a posto, questi non sono male. Qui abbiamo un prot 3, però non mi piace. Prot 3 nemmeno. La spada no. E il piccone unbreaking. Ma proviamo unbreaking. Non è male. Un blast protection, un fire protection, un unbreaking sulla spada. Proviamo a fidarci, sharpness 3. Qui abbiamo un altro unbreaking, che è uscito uno schifo. La spada sinceramente la cambiamo. Sharpness o unbreaking? Beh dai. Oh, ma che schifo d'armatura mi sta uscendo. Unbreaking di nuovo, dai. Oh, questa è tanta roba. Questo poteva uscire meglio. Qui abbiamo switch. Sweeping Edge, che è abbastanza difficile da trovare, lo prenderei subito con anche Knockback. Abbiamo Fire Protection, quindi facciamo quello da 1 e proviamo l'ultimo, Protection 4. Ecco, secondo me, signori, questa è la full armor che vorrei avere dappertutto, in tutti i miei mondi di Minecraft. Sinceramente bisogna ancora metterla a posto, però non è male già. Tipo sui gambali possiamo già metterci Mending. E questi sono tanta roba. E li lasciamo qua, che sono già pronti da usare la prossima volta. Poi anche qua ci può già andare il mending. Credo non ci vogliano altri enchantment. Perfetto. Mentre so che benissimo che sul cappellino e i gambali ci mancano un po' di cose. Vediamo se di sopra intanto tu decidi di cambiare. No, rimani sempre sulle tue con il tuoi scambi schifosi e vabbè, aspetteremo. Tu mi vendi sempre il mending, per fortuna. Rimettiamo a posto i minerali.
rimediamo al posto libri questi e niente signori, questi li faremo meglio la prossima volta, li lasciamo già qui dentro. Noi ci vediamo presto con l'episodio 7, vi ricordo di iscrivervi al canale e ciao!